derby! Sveglia! A lavorare, che derby! È derby! Proibitivo, difficile, impossibile, ma è derby! È derby, bisogna esserci con testa, cuore e anima. E basta, e basta. Stop. Buonasera, ho operato questa mattina a Lione. I tempi di recupero sono previsti. Sono previsti 6 mesi per i tempi di recupero. Ci voleva proprio oggi questa notizia. Va bene, avanti. Avanti lo stesso, avanti lo stesso. Avanti lo stesso, diavolo. A 14:28, ora di andare a casa, cambiarsi, andare via. Forza diavolo, forza diavolo, forza diavolo. Una vita canta il diavolo e la sciamparo soleva. Con orgoglio indosserà e pieno di aver scelto sempre solo te. Ogni giorno della vita, cosa più bella non c'è. Da quando ero piccolino io mi innamorai di te. Era meglio di un rigore con Brandir se questo Colleao in aria. Questo Colleao in aria. Di questo 17 maggio. Allora,
Allora, però penso che per la maggior parte di voi il Milan sia finito qui, no? E questo mi fa molto piacere. Che voi pensiate, che la maggior parte di voi pensino questo, mi fa molto molto piacere. Vedremo come finirà questa stagione. Certo, se la prossima stagione parteciperemo alla Champions League, la vita potrebbe essere un pochettino più semplice, altrimenti si complicherebbe un po', però si andrebbe avanti lo stesso in ogni caso. Perdere un derby, essere eliminati in un derby in Champions League prima di quest'oggi, non sapevo che cosa volesse dire. Ho dovuto aspettare 2023, ho dovuto aspettare 20 anni per far ciò che questo capitasse. È capitato in un'epoca dove praticamente non c'è più il bello del calcio, non c'è più il calcio vero, non... E questo era così anche la stagione scorsa quando abbiamo vinto noi lo scudetto. Non è che è così solo quando il Milan vince, è così in generale il calcio. E quindi in un'epoca così dove una squadra vince un campionato dopo 33 anni, un'altra che va in finale di Champions League veramente con una dimensione, un organico che non so cosa c'entra con la finale di Champions League. Anche l'organico del Milan sulla carta non c'entra niente con la finale di Champions League, ma il Milan ha una storia, un DNA e ha un dirigente che si chiama Paolo Maldini che rappresenta anche la Champions League, ha una mentalità e anche con poco ti tira fuori delle cose enormi, perché 19-20 dopo il lockdown non è più persa una partita, 20-21 secondo posto, 21-22 scudetto e quest'anno la semifinale di Champions League in una stagione molto contraddittoria, molto anomala, dove si sono alternate grosse prestazioni a livello mentale e tecnico a prestazioni deludenti. L'organico sicuramente va migliorato e sicuramente verrà migliorato, penso. La stagione scorsa Maldini ha rinnovato il contratto il 30 giugno. Maldini e Massaro hanno rinnovato il contratto il 30 giugno 2022, che era tardissimo, quindi non si è potuto impostare la campagna, non si era potuto impostare la campagna acquisti. Era arrivato De Ketelaere, è stata inoltrata. Hanno provato a fare delle scommesse. De Ketelaere che finora non ha funzionato, Origi non ha funzionato, e quest'anno credo che si possa e credo che sia stato pianificato meglio il mercato. In questi anni il Milan ha dovuto risanare il bilancio, ha dovuto rinascere prima fuori dal campo e poi in campo. C'erano le macerie, il Milan è stato distrutto economicamente e politicamente, c'erano le macerie più totali nel Milan. Quindi prima si sono dovute togliere tutte le macerie che c'erano, si sono dovuti riprendere giocatori giovani per un progetto sostenibile. La maggior parte di questi giocatori che fanno parte dell'ossatura della squadra sono stati confermati col rinnovo di contratto. Leao a quanto pare dovrebbe rinnovare, poi non so se stiano aspettando di sapere se parteciperanno alla prossima Champions League o no, non lo so. Comunque fatto sta che si è ripulito. Si sono andati via i giocatori che non servivano né a livello ambientale né a livello tecnico. Sono stati confermati quasi tutti quelli che sono ritenuti importanti e utili. Si è cresciuti, si è vinto uno scudetto probabilmente prima del previsto, si è fatta una semifinale di Champions League probabilmente prima del previsto, col calcio italiano che è stato aiutato perché non è stato messo dalla parte di Real, Bayern e City per far arrivare almeno un italiano in finale. E però il Milan ne ha approfittato, ha fatto delle ottime partite con Tottenham e Napoli. In questi due derby c'è mancata la fisicità, c'è mancato la corsa, c'è mancato il veleno, c'è mancata l'esperienza, c'è mancata la cattiveria, ci sono mancate
quelle caratteristiche, sono mancate quelle caratteristiche che sarebbero potute essere utili. È andata così, fa male, perde il derby, ma il Milan va avanti, la base c'è, la società c'è, l'ossatura c'è, dentro e fuori dal campo. Gli errori e le contraddizioni di questa stagione credo che serviranno per crescere. E basta, non so se Pioli resterà o non sulla panchina del Milan. In ogni caso, bisogna dire che è arrivato in punta di piedi, è stato umile, educato, rispettoso, ha capito la dimensione del Milan, ha imparato, è cresciuto, si è messo a disposizione del club. Questi 3 anni siamo rinati, ci eravamo fatti anche l'acquolino in bocca con il secondo posto, con lo scudetto, con la semifinale di Champions. Ci siamo di nuovo rifatti l'acquolino in bocca che ci mancava da un po' di anni, da un po' di stagioni. Quindi, secondo me, nella vita ci va rispetto, educazione, memoria, ricordarsi tutto. Bisognerebbe prima di parlare pensare bene a tutto nei minimi dettagli, da dove si arrivava, come si sono ottenuti questi piazzamenti, perché sono successe le cose, perché non sono successe le altre. Certamente magari sarebbe potuto servire 2, 3, 4 riserve in più di livello al Milan sicuramente, ma se non ci sono, ci sono dei motivi. Se non ci sono state fino adesso, ci sono dei motivi ben precisi, perché prima bisognava epurare alcuni giocatori, confermare gli altri, cose non scontate, perché il Milan ha rispettato le regole a differenza di altri, regole del cosiddetto fair play finanziario, e gli altri non so se le hanno rispettate o no. Fatto sta che il Milan le ha rispettate. Il Milan non dovrà presentarsi in tribunale. Fa male la sconfitta, ma siccome il Milan ha una dimensione mondiale, il Milan non ragiona come si ragiona nel paese italiota. Dalle sconfitte si impara e si cresce, ma il Milan ha fatto tanto in questi anni e il progetto credo che continui. E è sempre solo con te, forza vecchio diavolo, cuore rosso nero, sempre, solo ed esclusivamente con te. A lavorare. È andata come è andata. Stop, tutto quello che c'era da dire, per quanto mi riguarda, l'ho detto. Si va avanti, sempre comunque a testa alta. Noi e solo noi siamo la C Milan.